L'acquisizione di circa 70 miliardi da parte di Microsoft, che porterà Activision e Blizzard sotto la sua egemonia, è stato un evento che ha scosso irrimediabilmente il mondo dei videogiochi e non solo. Basti pensare alle notizie di questi giorni sulla crescita in borsa della compagnia americana e il crollo di Sony. Sono tutte notizie sì rilevanti, ma che non devono allarmare il consumatore per il momento. Microsoft, con questo enorme sforzo, ha ampliato le sue radici anche nel settore eSports, con titoli del calibro di StarCraft, WarCraft, Overwatch e Call of Duty, ma anche nel settore mobile. Non è da sottovalutare, infatti, l'acquisizione di una società come la King Digital Entertainment, che punta nel campo mobile con videogiochi di assoluto successo, come Candy Crush, ad esempio. La potente infrastruttura creata dall'azienda di Redmond, attraverso il Game Pass e il Cloud Gaming, potrà quindi in futuro svilupparsi ulteriormente e arricchire al contempo l'offerta per il consumatore. Activision e Blizzard era noto ormai che non fossero in buone acque, soprattutto dopo la fuoriuscita di notizie riguardo l'ambiente di lavoro tossico e malsano in cui operavano i dipendenti. I danni d'immagine subiti hanno portato a un crollo delle loro azioni, del fatturato ovviamente anche a non essere ben visti dai videogiocatori che hanno diffidato dall'acquisto dei loro titoli. Questa situazione ha inevitabilmente favorito l'acquisizione per Microsoft, che altrimenti si sarebbe protratta per ancora molto tempo e con costi ancora più elevati. Risulta comunque la soluzione migliore per riqualificare il luogo di lavoro, creare un ambiente sano e ripulire l'immagine infangata di Activision Blizzard. I molti possessori di PlayStation avranno visto crescere dubbi sulla loro scelta di prendere la console targata Sony. La sua campagna comunicativa è risultata molto confusionaria e contraddittoria, soprattutto per quanto riguarda l'affermazione «noi crediamo nel concetto di generazione», per poi fare dietrofront e rimanere ancorata ancora a PlayStation 4, annunciando anche sulla console old gen titoli che all'apparenza sembravano essere esclusive per la sua nuova console. Da una parte è lecito avere dei dubbi. La generazione precedente ha visto una quasi totale egemonia del marchio PlayStation a causa anche delle scelte errate di Microsoft, che non dava spazio a molte alternative. Effettivamente PlayStation 4 si è rivelata la migliore console su cui videogiocare. Adesso però il discorso è molto differente, perché Microsoft con il suo Game Pass ed ecosistema ha fornito un'alternativa validissima sulla fruizione dei videogiochi, portando circa 25 milioni di utenti ad abbonarsi al suo servizio, che col tempo e gli investimenti fatti crescerà ancora di più. Adesso le alternative ci sono e gli scivoloni Sony li pagherà a caro prezzo, perché la concorrenza adesso esiste ed è più agguerrita che mai. Ma nell'immediato questa grande acquisizione a cosa porterà? C'è da dire che l'operazione non è stata conclusa, ma il tutto verrà ufficializzato e reso effettivo nell'estate 2023 e di conseguenza i primi annunci legati ai suoi brand acquisiti non si vedranno prima di allora e di uscite effettive se ne perderà almeno il 2024 secondo me. Per il momento Activision sembra che si impegnerà a rispettare gli accordi presi anche con Sony, per cui titoli come Call of Duty non arriveranno al Day One su Game Pass al momento e sarà comunque possibile acquistarlo anche su PlayStation 5. In molti si aspettano una risposta della Sony a questa acquisizione, ma purtroppo è quanto mai irreale aspettarsi acquisizioni di questo calibro per l'azienda giapponese. Cosa può fare quindi e cosa possiamo aspettarci per il futuro PlayStation? Assolutamente questa mossa di Microsoft non può essere ignorata da Sony, anche per rispetto dei propri consumatori. Innanzitutto c'è da parlare del presunto nuovo abbonamento ancora sotto il nome di Spartacus, di cui ancora non si sa molto, ma che intanto dovrebbe proporre un'offerta quanto mai accettabile che possa stemperare gli animi dei più accaniti che vogliono un Game Pass anche su PlayStation. Attenzione però a non sognare ad occhi aperti. È impensabile per Sony, che ha sempre marciato sui suoi grandi titoli first party piazzati a 70 euro, che il suo futuro abbonamento inserisca già al Day One le sue esclusive. Decisamente più plausibile è un'unione del PlayStation Plus, che offre, oltre alla possibilità di giocare online, anche titoli mensilmente da poter mettere nella propria libreria digitale e giocare quando si vuole, con il PlayStation Now, il servizio in abbonamento che ci consente di giocare installando su console attraverso lo streaming alcune vecchie glorie del passato, ma anche titoli più recenti. Quest'ultimo servizio, anche e soprattutto sotto il punto di vista comunicativo, è sempre rimasto in secondo piano, non riuscendo mai a risaltare rispetto al Game Pass. Quindi mi aspetto che Sony, con il suo futuro abbonamento, riesca come prima cosa a farlo risaltare all'utenza, potenziando l'infrastruttura per far fruire gli streaming in modo più efficiente dei titoli e ampliando ancora di più il catalogo legato ai titoli delle precedenti console, a cui aggiungere dei titoli mensili. Già si sta vociferando di diversi tipi di abbonamento e quindi dovremo vedere come verranno suddivisi i servizi. Oltre a questo però Sony si sta gettando anche nell'ambito della realtà virtuale, con ancora più decisione. Sebbene le notizie e gli annunci stiano mancando, il VR 2 di PlayStation può sicuramente essere una mossa importante se supportata adeguatamente con titoli di spessore. Già il controller PlayStation 5 sta andando verso una vera e propria esperienza sensoriale, anche se molto primordiale ancora.
Quindi va considerato anche questo aspetto, creare non solo esperienze da vivere videogiocando, ma sentendole anche sulla propria pelle ed entrandoci dentro. PlayStation poi ha da sempre avuto un ecosistema di achievement con i trofei decisamente migliori rispetto agli obiettivi che si hanno su Xbox, portando anche i completisti a prediligere la loro piattaforma, e io stesso trovo molto più soddisfacente completare un gioco al 100% su PlayStation che su Xbox. Le esclusive al momento continueranno ad essere il pane per alimentare la divisione gaming ed eventualmente i porting su PC, che verranno più avanti e che porteranno altre entrate per Sony. C'è da dire che il concetto di esclusiva vera e propria si sta andando a perdere, si sta andando sempre verso un'esclusività temporale che porta comunque i veri appassionati ad acquistare i titoli al lancio sulla console di punta, ma non esclude nel tempo un'altra ampia fetta di giocatori che apprezzano comunque le opere degli studi Sony, ma non sentono la necessità di acquistare la sua console. Le grandi opere single player di Sony, purtroppo, per quanto splendide, sono difficilmente sostenibili a causa del loro alto costo ed elevato tempo di sviluppo. Essendo single player, poi non vendono molto nel tempo, ma le principali entrate si hanno nel periodo di rilascio dei titoli, che col tempo va a scendere per poi rialzarsi moderatamente in caso di espansioni o riedizioni del gioco. Sono riuscito a creare un grande attaccamento e grandi fanbase di appassionati, che molto spesso sono più che felici di spendere soldi in più per ottenere un'edizione da collezione dei loro videogiochi PlayStation. Microsoft, dal canto suo, ha una linea del tutto differente, e non è un caso se un personaggio iconico come Master Chief non ha ricevuto un'edizione da collezione per Halo Infinite. Mi aspetto quindi una ulteriore produzione di Collector's Edition, action figure, gadget, ma soprattutto pellicole cinematografiche o serie TV che possano valorizzare le grandi icone che PlayStation ha creato, attirando gli appassionati che già conoscono i personaggi nelle sale, o nel caso migliore incuriosire e avvicinare chi invece è più interessato al cinema. Le esclusive Sony, infatti, hanno sviluppato una regia e una sceneggiatura che può fare invidia a grandi produzioni hollywoodiane. Sarà necessario realizzare film quindi che non siano semplicemente uno spremere i loro personaggi, ma dovranno essere caratterizzati ulteriormente e mostrare sfaccettature ed eventi che possano interconnettersi alle opere videoludiche e viceversa. In questo modo si daranno stimoli a tutti gli spettatori ad avvicinarsi anche alla console giapponese, ma allo stesso tempo dovranno essere inclusivi ed attirare anche chi non conosce i personaggi PlayStation. Sul fronte videoludico vero e proprio, come abbiamo potuto assistere da questa acquisizione, Microsoft potrà contare sulla sua grande potenza economica. E non escludo che nei prossimi anni altre aziende come EA, Ubisoft o anche Rockstar potranno finire sotto il tetto della compagnia situata a Redmond. Ciò porterà ad un accentramento dei titoli mainstream sotto Microsoft e di conseguenza una grande fetta di utenza che comunque è affezionata a PlayStation si avvicinerà all'ecosistema Xbox con il Game Pass. I videogiochi saranno sempre di più e verranno messi in una vasta vetrina digitale pronti a essere scaricati e giocati, ma saranno comunque titoli già scelti dalla sorgente. Limitandoci alla semplice fruizione dei titoli sul Game Pass, possiamo sì provare giochi sconosciuti che non avremmo mai giocato, ma saranno comunque preselezionati e non sarà mai un'effettiva scoperta del giocatore. C'è da considerare che comunque i titoli su Game Pass, sebbene siano tantissimi, non saranno mai realmente i nostri. E ovviamente, essendo un servizio simile a Netflix, un giorno il nostro gioco preferito potrebbe essere sostituito o dovremo comunque acquistarlo se vorremmo rigiocarlo. Sony da parte sua dovrà piantare le sue piante e annaffiarle personalmente per farle fiorire. Infatti, mentre Microsoft sembra comunque lasciare indipendenza e fiducia ai suoi studi ormai affermati, anche se alcuni in situazioni critiche, Sony invece secondo me dovrà piantare e prendersi cura del suo orto. Potrebbe essere necessario dover cercare nuovi studi e nuovi lavoratori, magari talentuosi ma non affermati, che con una guida possano contribuire alla realizzazione di nuove e importanti IP, spingendo ancora sugli aspetti tecnici, artistici e registici e ampliando attraverso ulteriori periferiche l'esperienza di gioco per renderla totale e avvolgente. Queste nuove IP dovranno presentare personaggi che possano essere icone non solo in ambito videoludico, ma nell'intero mondo dell'intrattenimento. Quando si parla di aziende come Microsoft e Sony, non ci si può aspettare di parlare solo di una sezione come in questo caso dei videogiochi, anche se estremamente importante, ma le risposte possono avvenire su altri fronti che si possono collegare anche all'ambito videoludico. Come abbiamo visto dalla parte dell'azienda americana, abbiamo i servizi legati ai videogiochi e cloud gaming, ma ad essi si aggiungono il mobile gaming e al suo interno a dinamiche differenti del semplice videogiocare. Per poi arrivare agli sports e quindi al gioco competitivo che sicuramente nel corso degli anni ripagheranno dell'investimento fatto. Microsoft però ha tante altre sezioni, interessi e introiti, così come Sony, che non sono esclusivamente legati ai videogiochi. E possono queste essere una marcia in più per il futuro. Microsoft probabilmente punterà ai giocatori che hanno voglia di provare e giocare senza troppi pensieri a tanti giochi, senza pesanti vincoli. La stessa console per Microsoft e i suoi stessi utenti può risultare un concetto obsoleto e un vincolo non necessario.
Chi acquista Xbox adesso sottoscrive un abbonamento al Game Pass, esulta quindi più affezionato al servizio offerto che alla console vera e propria. Di conseguenza si potrebbe immaginare un futuro in cui Microsoft non realizza più console, ma farà fruire i videogiochi attraverso il cloud gaming sui dispositivi che ormai sono entrati nelle case di tutte le famiglie e che verrà ancora di più ottimizzato per offrire un'esperienza di gioco ancora più vicina a quella di un videogioco installato su console. In questo modo chiunque abbia una connessione alla rete e un abbonamento potrà giocare ai titoli sul pass, che ovviamente costerà di più, ma sarà ancora più ampio e stabile, arrivando ad eliminare nel suo ecosistema anche il concetto di generazione vera e propria, forse. Sony quindi dovrà mantenere una linea di visione del videogioco differente da quella di Microsoft, con cui non può competere, puntando sui giocatori appassionati dei loro prodotti e magari più hardcore, in cerca di esperienze di gioco più particolari e di nicchia. Tendenzialmente giocatori più disposti a rinunciare alla possibilità di poter giocare sempre e ovunque a tutto, ma a farlo ancora vincolati a una console da cui anche la stessa Sony sembra restia a staccarsi, e offrendo agli utenti un'esperienza più profonda, unica e immersiva, investendo sulla realtà virtuale e su altri dispositivi che coinvolgono il giocatore e lo facciano sentire non tanto consumatore di videogiochi, ma il protagonista stesso dell'opera, e continuare comunque a rilasciare nel corso degli anni le sue esclusive anche su PC, come già avvenuto per altre produzioni minori anche su Game Pass. Allo stesso tempo dovrà valorizzare, oltre il videogioco stesso, vecchie e nuove icone che hanno reso PlayStation un marchio di successo nel mondo e potranno affermarlo nell'intera industria dell'intrattenimento, facendo anche risplendere il valore artistico e culturale che i videogiochi hanno raggiunto nel corso degli anni, includendo all'interno del suo abbonamento Spartacus magari anche la possibilità di poter accedere alle sue future produzioni come film e serie TV legate al mondo videoludico. Onestamente trovo molto difficile credere che Sony lascerà approdare lo stesso Game Pass sulla sua console, per quanto per noi videogiocatori possa essere magari la soluzione migliore, ovviamente. Io credo ancora che Sony abbia cose da offrire che non possiamo immaginare nemmeno, e ho buone aspettative per il suo futuro. Spero che riesca a proseguire con successo il suo percorso evolutivo nel mondo dei videogiochi e non solo. Al momento e soprattutto in futuro ritengo che avere sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S offra ai videogiocatori ottime esperienze ben diverse e sfaccettate in grado di saziare abbondantemente e mai come prima d'ora le esigenze di tutti. Dunque ragazzi, questo è il mio pensiero sul presente e prossimo futuro del mondo dei videogiochi. Ovviamente parte di ciò che ho detto sono supposizioni e di concreto ancora non è trapelato molto, ma sono comunque idee che ritengo plausibili e non così irrealizzabili. Fatemi sapere se siete d'accordo con quanto ho detto e condividete le vostre idee nella sezione dei commenti. Sarò ben felice di leggere anche le vostre considerazioni a riguardo. Da Umbe è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!